Parlare di John Lennon senza far sentire la sua musica è come spiegare un quadro di Caravaggio senza farlo vedere. Impresa ardua, resa indispensabile però dai ferri vincoli di copyright sulle piattaforme e dall'attenzione veramente certosina che la 91enne Yoko Ono ha in materia grazie alle sue società. Lennon nasce a Liverpool il 9 ottobre del 1940, proprio mentre era in corso uno dei pesanti bombardamenti aerei sulla città da parte dell'aviazione tedesca. Famiglia di origine irlandese, padre cameriere, i genitori però si separarono quando lui aveva solo 2 anni. Fu in pratica cresciuto da una zia e mostrò subito un certo talento artistico, soprattutto però mirato al disegno. Autodidatta nella musica, duramente colpito poi dalla morte della madre, investita davanti a lui da un'auto guidata da un agente di polizia ubriaco, si dedicò alla musica per superare il dolore, grazie alla chitarra regalata dalla zia. Bene la chitarra, commentò la donna un giorno sentendolo suonare, ma studia perché la chitarra non ti darà da vivere. Mise su un complesso, il Quarryman, e durante un piccolo concerto incontrò Paul McCartney, con il quale nacque subito una profonda sintonia musicale. Da questo punto in poi la storia dei Beatles è nota a tutti. Rivoluzione musicale, emblema di almeno 4 generazioni, leggenda pura, sino al punto che dovettero fare una conferenza stampa per smentire di aver detto di essere più famosi di Gesù Cristo. In quell'occasione Lennon disse che, contrariamente a quanti molti ritenessero, si sentiva invece una persona molto religiosa, ma criticò duramente le religioni che sentiva lontane dalla gente. Fu una valanga inarrestabile, quella dei 4 baronetti di Liverpool, sino al 1971, quando la band, per dissapori interni, si divise e John, che nel frattempo aveva 2 matrimoni e 2 figli alle spalle, trovò in Yoko Ono, la seconda moglie, la fonte di nuova grande ispirazione. Nasce così Sperimentazione e soprattutto l'album Imagine, con il singolo considerato, e ad mio avviso lo è, la più bella canzone mai scritta. Un testo che diviene subito emblema di pace, una struttura musicale semplice quanto geniale, che diviene colonna sonora di qualsiasi avvenimento di forte impatto emotivo. Immaginate questo pezzo con la musica di Imagine in sottofondo e capite la portata emotiva di quella composizione. Ma la ingiusta fama di Anticristo lo accompagnò anche dopo il suo trasferimento a New York e armò la mano di Mark David Chapman, che lo uccise al suo rientro a casa quando Lennon, pensate, aveva solo 40 anni. L'8 dicembre del 1980, sparandogli 5 colpi di pistola nell'atrio della lussuosa abitazione proprio di fronte a Central Park a New York. Yoko Ono gestì l'immenso patrimonio con grande attenzione ed oculatezza, badando sempre ad esaltare il ricordo del grande artista. Le parole di Imagine restano, a mio avviso, un monito impressionante, una preveggenza rispetto a quanto sta accadendo oggi tra religioni che alimentano odio, nazionalismi esasperati e la pace che resta purtroppo un sogno. Nulla per cui uccidere o morire, scriveva, il mondo come unica entità di fratellanza, senza cupidigia. Lennon concludeva: tu penserai che io sono un sognatore, ma non sono l'unico. Ecco, su questo aveva torto, era davvero un grande sognatore.